È cominciato con un minuto di silenzio il Consiglio Comunale di San Giorgio Ionico, paese natale di Paola Clemente, la bracciante agricola morta nelle campagne di Andria. Un solo argomento all'ordine del giorno, il caporalato. Il sindaco Giorgio Grimaldi ha aperto i lavori ed ha letto i punti della proposta approvata all'unanimità da sottoporre al governo ed alla